La storia insegna che l'indebitamento è stato sempre uno dei fattori decisivi dello sviluppo economico, delle sue dinamiche e degli eventuali fallimenti. Per capire qual è l'indebitamento reale di una nazione bisogna considerare il debito nel suo complesso. Il debito dello Stato, più quello dei Marco, più quello dei Pietro e infine quello delle banche. Il risultato è che il debito complessivo italiano è, a metà 2015, del 286%. Compariamolo con quello degli altri paesi. Da questa comparazione emerge che l'Italia è meno indebitata della Spagna e degli Stati Uniti e molto meno di Inghilterra e Giappone. Inoltre è il secondo miglior avanzo primario. L'Italia oggi ha un forte vantaggio competitivo rispetto a molti altri paesi che dovranno affrontare politiche di contenimento e adattare le loro strategie di crescita alla riduzione dell'indebitamento. Sappiamo bene che i paesi sviluppati, e l'Italia ne è un esempio, hanno un potenziale di crescita che continua a rallentare. Perché questo? Perché sono paesi che hanno popolazioni che stanno invecchiando rapidamente e quindi hanno naturalmente un'attività produttiva che non si espande molto. È per questo che bisogna prestare molta attenzione a quella che è l'attività produttiva, soprattutto in queste condizioni, e quindi dare al paese il massimo di flessibilità, di competitività e di valorizzare il mondo produttivo. È vero che l'Italia ha un mercato borsistico che assolutamente è molto asfittico, ci sono poco più di 350 società quotate. Borsa Italiana però è una delle più attive, ha creato il segmento dell'AIM, sta per partire una stagione di quotazioni, nuove quotazioni molto numerose, bisogna assolutamente incentivare questo tipo di fenomeno, perché non è possibile che la nostra economia appunto abbia soltanto 350 società quotate. Io penso che appunto le recenti riforme anche del sistema finanziario potrebbero aiutare molto da questo punto di vista. Il risparmio italiano va tutelato e va in qualche modo indirizzato verso le imprese italiane che hanno bisogno di capitale, hanno bisogno di slegarsi da questo vincolo strettissimo con il sistema bancario. Gli imprenditori spesso sono pronti a fare questo passo, anche perché stiamo vivendo un passaggio generazionale che quindi mette in prima linea persone più giovani che sono molto più avvezze a considerare i mercati di capitali come degli amici e non come dei semplici speculatori. Non è vero che i mercati finanziari sono solo degli speculatori, c'è anche la speculazione, come è ovvio, come è anche giusto, ma ci sono soprattutto molti denari, soprattutto con questo scenario di tassi di interesse, che cercano delle allocazioni ottimali, delle allocazioni che possono dare dei ritorni degli investimenti nel medio periodo apprezzabili. Quindi io auspico una riforma della tassazione sugli investimenti di capitali che vada a fare un decalage del livello di imposizione fiscale in funzione del fatto che gli investitori appunto mantengono le posizioni e finanziano le aziende per un periodo sufficientemente lungo. Questo di fatto taglia di per sé tutto il problema della speculazione. Sì, ecco, il problema della piccola e media impresa in Italia oggi francamente è quello di fare un salto dimensionale. La piccola e media impresa in Italia versus quello che è la realtà in Germania e in Francia è che ha una dimensione ancora troppo ridotta. Dimensione troppo ridotta cosa vuol dire? Minore capacità di investire in ricerca e sviluppo, minore capacità di essere competitivi in un mondo globalizzato. Ecco quindi che la dimensione media, che è rimasta ferma negli ultimi 8-10 anni, deve riprendere e crescere e raggiungere la dimensione media delle piccole e medie imprese che abbiamo in Germania e in Francia. Come si può fare? Lo si fa se questo mondo delle piccole e medie imprese si aprono al mercato dei capitali, sia nella parte equity, quindi azionaria, sia nella parte del debito, emettendo bond, è indispensabile che le piccole e medie imprese si affaccino al mercato dei capitali dove c'è disponibilità, c'è grande interesse a investire in questo settore perché rappresentano un'opportunità d'investimento, quindi guardiamolo dal lato no, di chi è interessato a investire, rappresenta un'opportunità di investimento molto attraente perché spesso sono le eccellenze del nostro paese.